livello nazionale, secondo le stime ISMEA, nel 2016 si sono prodotti 3,15 miliardi di stele di fiori e 575,29 milioni di piante in vaso, arbusti e alberi, che valgono, in termini di produzione, 1,2 miliardi di euro per fiori e piante e 1,3 miliardi di euro per il vivaismo, generando un export di 133 milioni di euro per i fiori e il fogliame e 412 milioni di euro per piante, arbusti e alberi. La spesa annua delle famiglie italiane supera i 2 miliardi, quasi 43 euro pro capite, il tutto distribuito da 16.665 negozi di fiori e piante per 27.575 addetti, un comparto economico che rappresenta un fiore all'occhiello del nostro paese. Il garden così è più commerciale, quindi magari dà il prodotto, però poi manca, diciamo, la consulenza, manca il contatto un po' col cliente, ok, quello che magari si riesce a trovare più in ambito, diciamo, più agricolo, quindi più il vivaio classico di produzione. Quello che trovo anch'io appunto col cliente è, che è contento, è quello che trova il prodotto, la pianta, che trova il consiglio su come fare, sulla coltivazione, quindi è una cosa in più. In Piemonte il florovivaismo è uno dei comparti agricoli tra i più vivaci, che diversifica le proprie produzioni a seconda dei territori e delle propensioni biologiche, tecniche e commerciali. Complessivamente in Piemonte sono attive circa 900 imprese florovivaistiche che coltivano una superficie di 700 ettari, di cui 180 in Serra Calda e 520 in pieno campo. Torino, che è la provincia con la maggiore presenza di aziende florovivaistiche del territorio subalpino, conta circa 280 imprese, attive soprattutto nella produzione di fiori recisi e di piante d'appartamento. Le piante in vaso stagionali sono coltivate prevalentemente nell'Astigiano, Torinese e Alessandrino, mentre Cuneese e Biellese sono specializzate per la produzione di piante da vivaio. Tra i distretti più interessanti dal punto di vista produttivo, ricopre un ruolo di primo piano l'area del Lago Maggiore, nelle province di Verbania, Novara e Biella, dove sono in attività oltre 500 aziende del verde per una superficie coltivata di circa 500 ettari, con imprese specializzate nella coltivazione di piante da esterni e in particolare camellie, esportate nel nord Europa per oltre il 50%, ma anche azalee e rododendri, coltivati nelle province di Novara e Verbania, mentre nel biellese prevalgono le coltivazioni di rosa, frutti di bosco e acero. Le peonie non sono una coltivazione molto diffusa per la difficoltà soprattutto nella riproduzione, direi, e perché è un lavoro piuttosto complesso e che richiede molto, molto tempo. Noi abbiamo una collezione di circa 170 varietà di piante, di varietà principalmente provenienti da ibridatori statunitensi, che riproduciamo in vivaio. Le peonie arbustive per innesto e le peonie erbacee le riproduciamo per divisione. È un lavoro che facciamo in estate e ci occupa tutti i mesi estivi fino alla fine di ottobre in realtà. Il mercato si è evoluto soprattutto per quanto riguarda le peonie grazie a a un ritorno di moda della pianta, delle peonie negli ultimi 15 anni. Sì, si è evoluto. Adesso c'è una leggera contrazione, direi, ma più che altro dovuta alla contrazione dei consumi. L'interesse c'è sempre, l'interesse c'è soprattutto in primavera, ovviamente quando sono fiorite, perché il periodo di fioritura è piuttosto limitato nel tempo, va da metà aprile alla fine di maggio, e in questo periodo ovviamente c'è molto più interesse che durante il resto dell'anno. Noi siamo sempre stati specializzati in piante da frutto e da giardino, e negli ultimi 20 anni mi sono specializzato in piante da frutto specialmente antiche, faccio ricerca di vecchie varietà e poi dopo ho contatti anche con l'estero, la Francia, l'Inghilterra, dove ci sono, diciamo, c'è abbastanza una cultura di queste cose antiche, e quindi ci sono degli scambi, ok, con dei colleghi, con altre varietà e su quell'ambito lì. E poi faccio appunto sulla pianta da frutto tutto quello che è frutta, quindi dalla fragola al castagno, meli, per esempio adesso ho circa 400 varietà solo di meli antichi, sui piccoli frutti c'è anche un buon mercato, adesso quello che voglio espandere è su appunto i piccoli frutti, quindi mirtilli, ribes, lamponi. Solo sui mirtilli abbiamo una collezione di circa 60 varietà.
Il comparto produttivo dei fiori recisi vive un periodo di difficoltà per la concorrenza di paesi extraeuropei ed emergenti che hanno relegato la floricoltura dei nostri territori a un ruolo marginale. Oggi, secondo i produttori, è necessario ristrutturare la filiera, spingendo il sistema verso aggregazioni più forti, anche attraverso strumenti legislativi, quali contratti di rete, per permettere nuovi sbocchi di mercato. La richiesta ci sarebbe, diciamo proprio a livello produttivo, quindi ci sarebbe la richiesta di piante e tutto. Purtroppo non posso permettermi, tipo nella mia azienda, di avere del personale. Infatti il lavoro viene svolto tutto a livello mio personale o familiare, però se devo prendere, diciamo, dei dipendenti diventa oneroso. La produzione italiana è sicuramente preferibile per quanto riguarda l'acclimatamento delle piante, che è migliore perché danno un buon risultato. Inoltre pensiamo di coltivarle bene, di dare, che siano piante che riescono a dare ottimi risultati già dalla prima stagione di impianto, fiorendo bene. Inoltre diciamo che sono piante molto semplici da coltivare, che richiedono poche cure, pochi trattamenti e dunque sono anche adatti a, diciamo, ai giardini contemporanei, in cui il tempo per la coltivazione da dedicare alle piante è limitato, e anche le risorse. I fiori vengono coltivati dall'azienda, nuova azienda agricola Valcenasco dei miei figli, i quali mi raccolgono i fiori, io li essicco secondo le vecchie tecniche con la carta assorbente e dopodiché vengono messi nei quadri, cercando di dare loro un fascino particolare. Facciamo aziende, facciamo fiere internazionali e quindi riusciamo a vendere gli erbari in tutto il mondo. Le erbe spontanee sono molto belle, cioè quelle che in realtà a volte vengono tagliate perché sono considerate infestanti, poi messi sulla carta diventano bellissime, e questa è stata una grande scoperta e una grande gioia. Numeri e statistiche a parte, l'attenzione verso il florovivaismo anche da parte degli operatori non professionali e degli hobbisti sta facendo registrare un rinnovato interesse, e le rilevazioni indicano che è in aumento il verde privato, grazie soprattutto al bonus verde partito quest'anno in fase di sperimentazione. Mi sono trasferita in campagna dopo aver lavorato nell'editoria e aver vissuto a Milano, e la campagna ha portato con sé un progetto, quello di iniziare a coltivare le rose, ma una varietà di rose molto povere di acqua che possano essere utilizzate facilmente nella decorazione floreale, che è la mia grande passione. E così ho cominciato ad avere due varietà, ho cominciato a farle conoscere, a venderle e a utilizzarle io stessa, facendo delle attività come quella di oggi, ma anche dei corsi in una piccola serra che ho costruito, dove faccio appunto delle lezioni, dei workshop, degli approfondimenti per capire che poi in realtà la natura offre, oltre alle cose che coltiviamo, anche tantissimo materiale facile da reperire e da comporre, facendo delle cose che sono terapeutiche, oso dire io, e appaganti e poi molto belle. Noi non facciamo più andare i nostri bambini nei prati a raccogliere i fiori, non insegniamo loro a capire le esperienze tattili del raccoglierle, neanche il gesto del donare, invece dobbiamo concentrarci su questo, che non è distante poi dal fatto di avere anche un contenuto economico, perché l'Italia è un paese di tradizione, è un grande produttore e l'ha un po' dimenticato, e quindi dobbiamo in qualche modo aiutare a ricreare una cultura dell'uso del fiore, dell'uso del fiore semplice, quello rustico che troviamo nei campi, ricominciare a coltivarne alcuni, dai tulipani, che non sono solo olandesi, i giacinti, i narcisi, le zigne, le dahlie, anche nei terreni che non sono particolarmente ricchi come quello che ho io, che è una terra di vigna, le zigne, le dahlie, la cosmea vengono benissimo, e quindi coltiviamo, componiamo e godiamo della bellezza dei fiori.